Buongiorno. La domanda, forse retorica, sicuramente non provocatoria, è a cosa serve la cultura oggi? Ancora senso? Funziona? In un mondo dominato dalla tecnica, dominato da tutto quello che è il progresso, la parola che più si sente è innovazione. Competizione, queste sono le parole che dominano la nostra società. Quindi la cultura ha ancora uno spazio, ancora un tempo? Ecco, questa è la domanda che io mi pongo. Se noi alla fine la cultura non resta soltanto una sorta di sequenze di stereotipi. Per esempio, quando noi diciamo, citiamo Socrate, so di non sapere, cosa intendiamo dire? Una frase così, che suona bene. In realtà il so di non sapere è l'invito, il suggerimento di concentrarci sulla conoscenza, perché la conoscenza è un percorso infinito che vale per se stesso. Non è funzionale come oggi si intende alla tecnica e a quant'altro. Qualcosa di analogo è il famoso detto di Talete: entriamo e non entriamo nello stesso fiume. Quindi le cose cambiano, ma noi rimaniamo noi stessi. Cioè, questo è il discorso. Quindi, se noi non abbiamo la capacità di dare una sorta di radicamento alla nostra conoscenza nella quale noi sviluppiamo il nostro sapere, tutto sommato la nostra vita. E questo è quanto. E quindi di questa fretta, addirittura ho sentito giorni fa a un radiogiornale un filosofo che dice dobbiamo imparare dai giovani. Ecco, questo stereotipo che trovo francamente ridicolo, assurdo, questo complesso dei vecchi che non avendo la capacità di rinnovarsi si affidano ai giovani, una sorta di vampirismo socioculturale, non lo trovo veramente orrendo, sgradevole. In realtà noi andiamo avanti per conoscenze che ci servono per radicare. Per esempio, il discorso del credo venia, avevo dimenticato gli appunti che ho preso. Che io vado a braccio, quindi proprio al contrario di quello che noi, di quello che avviene oggi, tutto molto preciso, molto pianificato. Io anche in questi brevi interventi sono coerente con quello che penso io, cioè questa creatività che però è ripetizione, ma non è ripetizione, attenzione, per noia, per contiguità, è ripetizione per approfondimento. Pensiamo agli studiosi della Torah, per esempio, ebraici, passano una vita ad approfondire un solo libro. Questa è veramente quello che si intende per cultura. Cioè la conoscenza e l'approfondimento che cambia e arricchisce noi stessi. Kierkegaard, infatti, ha fatto l'elogio della ripetizione,
no? E in questo suo Out Out ha fatto il confronto tra estetico ed etico, cioè il diario di un seduttore. L'estetico è quello che corre dietro la novità, corre dietro al nuovo. Si riferisce al seduttore, si riferisce a donne, ma può essere riferito a qualsiasi cosa, mentre invece una personalità etica approfondisce, cerca di capire il mondo nel quale vive. Ecco, infatti, per questo che l'etica oggi non ha più spazio, perché domina quello che dicevamo prima, la competizione, l'innovazione, la novità a tutti i costi. Per esempio, una delle espressioni massime, no? Che potrebbe essere proprio il paradigma della nostra società, è la frequenza con cui ci sono questi interventi estetici. Cioè le persone, in prevalenza donne, ma non solo, non accettano neppure il proprio corpo. Anche il loro corpo deve essere aggiornato. Cioè, se noi riuscissimo a riflettere un attimo, a pensare, questa è un'aberrazione incredibile, pazzesca, pazzesca. E quindi, per esempio, il confronto tra quello che è il nostro sapere e il nostro essere, deve essere radicato a un qualche principio, a qualcosa. Altrimenti è una fluttuazione nel nulla che ci porta a un vicolo cieco. Noi pensiamo per esempio a un artista come Morandi. Morandi ha ripetuto per tutta la vita uno stesso quadro in fondo. Ed è giusto così. Ed è giusto così perché ogni quadro era un qualcosa, c'era un dettaglio di riflessione estetica che andava trovata, che andava cercata. Quindi ogni quadro era differente dal precedente, anche se il tema apparentemente era lo stesso. E questo è il discorso fondamentale. Noi viviamo in una società che è presa da quest'ansia del nuovo, da quest'ansia del cambiamento, e non si accetta. Dicevamo prima degli interventi di chirurgia estetica, sono un paradigma chiarissimo di questa situazione. Una società tra l'altro dominata dal femminile, perché o bene o male, non lo dico come critica, lo dico come constatazione, o bene o male oggi il mondo è dominato dal senso femminile. E quindi e questo è cosa significa? Significa corpo, significa apparenza. E tutto il resto, voglio dire, non voglio riaddentrarmi in questi temi che ho trattato nella filosofia ginecologica, però in realtà è questo. Quindi anche nell'arte, nella pittura o in tutte le forme artistiche che vengono realizzate, c'è comunque sempre quest'ansia della corporalità e del nuovo, i due aspetti. I due pilastri su cui si fonda questa nostra società precaria sono l'ansia del nuovo e il corpo e l'apparenza. È chiaro che in questo modo forse non riusciremo molto ad andare lontano, perché addirittura leggo recentemente su un giornale il fatto di amare le macchine che ci amano. D'accordo, un paradosso, tutto quello che si vuole, ma il solo fatto di tirare in ballo un'idea peregrina di questo genere è già un qualcosa di allarmante, perché significa snaturalizzare quello che è la precarietà sensibile, creativa della natura umana. Questa capacità di accettarci, di migliorarci, di capire, espressa da vari filosofi, abbiamo citato Talete, Socrate, Kierkegaard, ma potremmo citarne molti altri, che oggi è in qualche modo ignorata, perché
Perché anche la cultura non è più cultura, è una sorta di accumulo di conoscenze, proprio il contrario di quello che noi pensavamo nel 68, contro il nozionismo. Adesso il nozionismo non è neanche più necessario, c'è Google. Quindi quando non so una cosa mi collego, guardo su Google e la so. E questo è proprio l'esatto contrario della funzione di formazione caratteriale, mentale di un essere umano. Ecco, questo è l'argomento che sottopongo a voi alla riflessione oggi. Buongiorno.